Un giorno hai detto: evito di fare satira politica perché se ti limiti a dire che Andreotto è gobbo e Fanfani è corto, rischi di fare il loro gioco. Ti metti la coscienza a posto e aiuti la DC ad apparire più democratica solo perché ti fa passare le battute. Sì, era una cosa che credevo fosse vera allora. Oggi? No, credo che fosse anche vero allora, però probabilmente facevo confusione tra la comicità accettata, quindi la comicità quasi ufficiale di Stato, quello che passava in televisione, ti permetteva di dire che Andreotti era gobbo oppure Fanfani era corto. Allora giustamente, quello lo penso ancora, se un regime ti permette di giocare è perché sicuramente ci guadagna qualcosa, insomma, perché fino a quel momento non era stato invece così di manica larga. Però in un altro senso forse mi sbagliavo, perché seguivo la comicità sbagliata, perché già allora invece c'era, bastava allontanarsi, andare in un teatro a vedere Dario Fo e avrei appunto visto che si poteva comunque fare satira politica dicendo delle cose invece molto più indigeste, con l'unica tassa da pagare chiaramente che era quella di non essere poi, di non rientrare nella comicità ufficiale. Però poiché io rientravo in quella comicità, mi sarei vergognato, capito, a sfruttarla in un modo così ovvio, così banale, che avrebbe fatto addirittura il loro gioco. Facile. Senti, se non avessi fatto l'attore? Se non avessi fatto l'attore, credo che non posso risponderti, perché potrei essere condannato per apologia di reato, quindi preferisco non dirlo, perché so abbastanza bene fuori, e poi mo, insomma, il carcere sono già tanto affollato, uno ha fatto tanto per mandarli in galera, non ci stai più insieme, poi vai in galera e ci stai insieme, insomma, no, questo mi sembrerebbe esagerato. Senti, un giorno hai detto: vorrei raccontare la rabbia, l'indignazione, l'impotenza di vivere in questa società, in questa situazione politica. Vorrei con il cinema poter smuovere almeno una coscienza. Sì, questo era un discorso oltretutto fatto nemmeno tanto tempo fa, era durante la presentazione di Pensavo fosse amore. E devo dire che è un film, pensavo un film che oggi forse per le evoluzioni c'è stato proprio nella società, nella politica, non farei più. Allora era l'indignazione, era la rabbia di non poter smuovere le cose, era anche la vergogna un po' di essersi fatti da parte solo perché ci si giustificava dicendo: non ci sono gli strumenti, non c'è il modo per cambiare. E quindi insomma, hanno tolto anche, come dicevo prima, proprio hanno tolto anche valore alle parole, insomma, hanno ghiacciato le parole, perché era un periodo in cui sempre in televisione, sui giornali, si poteva dire del Partito Socialista che rubava, di Craxi che rubava, che però nonostante questo non cambiava nulla. Allora quelle parole erano veramente angoscianti, perché ghiacciavano, diciamo: come si scrive sul Panorama che Ustica c'è stato un generale che, e non succede niente, si scrive che la mafia ammazza, e non, allora più che un personaggio che cambiava le cose, volevo raccontare un personaggio invece che si ritirava, personaggio che chiudeva con tutti i mezzi di comunicazione, con il telefono, con la televisione, con l'altra gente, con la fidanzata, quindi si lasciava morire come un eroe al contrario, insomma. Invece mi fa un gesto evidente, invece fa un gesto che poteva essere da risorgimento, faceva invece un gesto dettato dai tempi che vivevamo, quelli là, insomma, quello di avere almeno il pudore di dire: vabbè, sto zitto. E invece poi devo dire che fortunatamente il tempo mi ha dato torto, perché queste persone che invece hanno detto delle cose e l'hanno fatto un po' eroicamente ci sono state, sono venute fuori, e quindi quasi insomma, non sento più il bisogno
di dover raccontare una storia come quella, ma piuttosto forse di essere al fianco, per quello che mi è possibile, alle persone che invece hanno avuto la forza di dare valore a quelle parole, cioè di trasformarle in fatti.